Eccoci qua, ben ritrovati ancora sulle Fonti TV, benvenuti al nostro speciale Elezioni 2020. Ovviamente mi riferisco alle elezioni degli Stati Uniti. Andiamo a vedere velocemente i dettagli. La corsa alla presidenza degli Stati Uniti è entrata ormai nella sua fase finale, quella più decisiva. Il presidente Donald Trump, repubblicano, spera di assicurarsi un secondo mandato e altri 4 anni al potere con l'ex vicepresidente Joe Biden del Partito Democratico, pronto ad insediarlo. Gli americani andranno alle urne il 3 novembre e dovranno, oltre ad eleggere il 46esimo presidente degli Stati Uniti, nominare anche 35 seggi dei 100 totali al Senato e tutti i 435 seggi alla Camera dei rappresentanti. Senz'altro l'esito delle elezioni avrà importanti implicazioni per gli Stati Uniti, così come per il resto del mondo. Andiamo velocemente a vedere i sondaggi. Secondo la media degli ultimi sondaggi, Joe Biden in vantaggio all'incarica nel 50,5% dei voti nazionali, 7,5 punti percentuali davanti a Donald Trump, che conta circa il 43% dei voti. Il restante 7,5% degli intervistati sono per lo più indecisi o intendono votare per un altro candidato. Tra l'altro, volevo ribadire le difficoltà di Biden quando si tratta degli elettori latinoamericani. Allora, quanto possiamo fidarci di questi sondaggi e quanto sono importanti per i nostri telespettatori, ma anche per gli investitori? Andiamo subito a chiederlo ai nostri ospiti. Sono in compagnia di Roberto Mennotti, vice direttore di Aspegna, e Filippo Diodovic, market analyst di IG. Buongiorno e ben ritrovati. Buonasera a Grazie, tutti. buongiorno. Roberto, vorrei partire appunto con te perché secondo me è molto importante sottolineare per i nostri telespettatori, adesso più che mai, che non sono gli elettori effettivamente, non sono le persone che vanno alle urne quelli che scelgono il presidente, ma è il cosiddetto collegio elettorale che favorisce le minoranze, ovvero gli stati più piccoli. Allora, a questo punto, quanto bisogna fidarsi a questi sondaggi che in questo momento indicano come vincitore Joe Biden? Però ricordo anche che la distanza tra i due candidati si fa, ecco, sempre più piccola. Ah, direi i sondaggi vanno presi con grande cautela, intanto perché, come sappiamo, siamo rimasti tutti scottati come osservatori, analisti e anche gli stessi sondaggisti dai sondaggi del 2016, quando appunto Trump sconfisse Hillary Clinton in maniera molto sorprendente rispetto ai sondaggi, soprattutto perché furono sostanzialmente sottostimati molti degli elettori, in particolare bianchi senza college degree, quindi una specifica categoria di elettori che probabilmente fece la differenza in quell'occasione specifica, soprattutto negli stati del Midwest. Quindi ci fu nel 2016 uno specifico problema nel trattamento dei dati e nel modo in cui venivano condotti i sondaggi. Ora, non è detto che la storia si ripeta sempre, quindi io direi certamente i sondaggi vanno presi con molta cautela, certamente quello che è accaduto nel 2016 potrebbe ripetersi. Però la situazione è piuttosto diversa, intanto perché la cosiddetta forchetta, cioè il margine che separa Biden da Trump, come appunto avete ricordato, è un po' più consistente in questo momento rispetto al margine di errore, perché siamo, insomma, oltre il 5% e in genere il margine di errore è intorno al 3%. Quindi è vero che ci sono problemi tecnici, soprattutto perché quello che conta non è il voto nazionale, come è stato ricordato, ma è il voto nel collegio elettorale che appunto premia soprattutto le piccole differenze nei famosi swing states e non le grandi differenze negli stati. Faccio il classico esempio, la California, che certamente e comunque voteranno democratico. Quindi bisogna fare molta attenzione, però al momento attuale io direi che è corretto dire che Biden rimane un solido favorito, quindi con tutta la cautela del caso, ma credo che rimanga un solido favorito per raggiungere questa famosa cifra di 270 voti all'interno del collegio elettorale che lo farebbe vincere. Ecco, invece vorrei andare anche a Filippo e chiedergli quanto importanti sono i sondaggi per gli operatori di mercato, ma anche gli investitori stessi, e quanto ti fidi dei sondaggi? No, sicuramente sono importanti, però come ha ricordato Roberto, insomma, l'abbiamo visto nel 2016 che il fallimento per quanto riguarda i sondaggi e anche per quanto riguarda la stessa Brexit, insomma, i sondaggi davano un risultato totalmente diverso.
poi dal risultato effettivo del referendum. Io guardo un po' anche i vari siti di analisi politica e il vantaggio per quanto riguarda Biden è sicuramente importante. Il sito 548 dà una probabilità di vittoria di Biden al 75% rispetto a un 25% di Trump. Se guardo un altro, diciamo, altri siti che sono i siti delle scommesse sportive, ma che dove si può fare anche investimenti per quanto riguarda la politica, danno delle quote invece molto più vicine, perché danno Biden a 1,80, Trump a 2, che quindi vuol dire un 55-45% di probabilità. Ecco che i mercati stanno scontando in questo momento una leggera probabilità di vittoria di Biden, ma come detto, c'è tanta incertezza sull'esito e quindi dovremo aspettare ancora un po' di settimane. A mio avviso, un appuntamento importante sarà il dibattito televisivo, il primo dibattito televisivo il 29 settembre, perché Donald Trump potrebbe, insomma, tirar fuori i propri assi dalla manica per recuperare il terreno che in questo momento sta perdendo. Infatti, Roberto, vorrei venire velocemente verso di te e chiederti che cosa ti aspetti del dibattito di 29 di settembre, perché a livello di retorica Trump sembra il candidato più forte, quindi secondo te ci sono questi assi nella manica di cui stava parlando Filippo per Trump in questo momento? Perché la sfida si fa sempre più agguerrita, tanto che si è spostata anche sul climate change, gli incendi che abbiamo visto in California durante questa estate. Ieri, tra l'altro, Biden ha chiamato Trump, in inglese ovviamente climate arsonist, tradotto vorrebbe dire incendiario, insomma una persona che non accetta la scienza e non considera il climate change. Quindi si stanno riaprendo anche nuove fronti di questa, tra virgolette, battaglia per la Casa Bianca. Secondo te che cosa potrebbe cambiare il 29 di settembre, Roberto? La preoccupazione da parte democratica, secondo me, è giustificata, è legittima, perché sappiamo tutti che Biden non è un grande debater, come si dice, l'abbiamo anche visto nelle primarie, in tutta la sua storia politica, peraltro, ma ce lo ha ricordato proprio l'esperienza di queste primarie 2020, che insomma sono state piuttosto deboli. Lui sostanzialmente è emerso come il candidato che raccoglieva consensi perché non è particolarmente controverso, ma non un candidato che attira grandi emozioni e entusiasmi. Quindi quello è un suo punto debole, non c'è dubbio, e certamente Trump è più a suo agio di fronte alla telecamera ed è più a suo agio con i tempi molto ristretti di un dibattito, per cui la battuta è più rapida, l'aggressività certamente è maggiore, eccetera. Credo però anche che Biden abbia imparato bene a conoscere il suo avversario e quindi cercherà di trasformare anche questo primo dibattito in una sorta di referendum, non tanto sulla personalità di Trump, perché sappiamo che gli elettori di Trump lo voteranno comunque, possono anche non essere innamorati di Trump, lo hanno sempre detto dall'inizio, ma potrebbero votarlo in ogni caso. Il punto è che Biden cercherà di parlare di un vero referendum sull'efficienza o sulle inefficienze dell'amministrazione Trump, e quindi punterà tutto ovviamente sull'economia, sul Covid, sì, anche climate change potrebbe essere un aspetto, cioè su un certo degrado ambientale del mondo in cui vivono gli americani. Quindi io credo che il dibattito sia molto aperto, però sono d'accordo, c'è qualche rischio in più per Biden. Ecco, senz'altro, ultimissima domanda nei tuoi confronti, Roberto. Vorrei chiederti appunto che cosa cambierà in caso Trump venisse rieletto, perché sicuramente rimarrà il motto America First, forse anche di più a questo punto. Che cos'altro potrebbe cambiare rispetto a ciò che abbiamo visto dalla sua prestazione sinora? Ma certamente non mi aspetto che cambierebbe assolutamente lo stile, il suo modo, il suo management, diciamo, della quotidianità, della comunicazione, della sua stessa amministrazione, del team presidenziale. Non credo proprio che cambierà. Lui è una persona che non vuole delegare, vuole che l'attenzione sia concentrata su di sé e vuole avere il controllo di tutte le leve del potere. Questo credo sia un dato di fatto e gli americani ormai hanno imparato a conoscerlo molto bene. Potrebbe forse cambiare qualche aspetto di politica economica, se non altro perché c'è stato l'enorme impatto della pandemia, e quindi forse qualche elemento più creativo nella politica economica, Trump potrebbe tentarlo. Forse qualcosa in politica estera, perché devo dire che i risultati in politica estera sono stati abbastanza magri, e per questo c'è questa spinta molto forte in questi giorni, in queste settimane, sulla questione medio orientale, di questi accordi con Israele, perché in realtà c'è poco da mostrare sul piano della politica estera, di concreto, voglio dire, al di là del
degli annunci. Quindi ecco, una seconda amministrazione Trump credo che sarebbe davvero un bis, cioè pochi cambiamenti sostanziali. Credo sia più interessante casomai interrogarsi su come potrebbe essere un'amministrazione Biden, perché davvero io sono tra quelli che ritengono che sarebbe radicalmente diversa anche in politica estera, quindi anche per gli interessi del resto del mondo, non soltanto in politica interna. Comunque staremo a vedere, ovviamente. Quindi in questo caso anche la Cina? Secondo me anche sulla Cina, sì. Credo che questo consenso di cui si parla spesso, molto bipartisan, sulla forte avversione nei confronti della Cina sia un po', appunto, sia un po' sopravvalutato. Cioè è vero che la Cina è diventato un problema centrale anche per i democratici, non c'è dubbio, il clima è cambiato, l'atmosfera è cambiata rispetto a qualche anno fa, però io francamente ritengo che il metodo spesso faccia la differenza. Con un'amministrazione democratica noi avremo un metodo profondamente diverso di gestione dei problemi internazionali, soprattutto rispetto agli alleati, alle coalizioni che si possono costruire, soprattutto per affrontare un problema globale come la Cina. L'atteggiamento, diciamo, tutto unilaterale, neanche bilaterale, unilaterale di Trump, credo sia stata un'anomalia e non credo che lo vedremo, non lo vedremmo nel caso di un'amministrazione Biden. Grazie mille a Roberto Menotti, vicepresidente di Aspegna. Grazie mille per essere stato con noi, Roberto. Buon pomeriggio. Grazie a voi, altrettanto, e buon lavoro. Allora, Filippo, vorrei concentrarmi adesso sui mercati. Innanzitutto vorrei partire appunto di queste tasse che senz'altro disturbano la corporate America, anche tanto perché ho avuto modo di parlare anche oggi durante le fonti international appunto di questo piano di tasse di cui stava parlando Joe Biden. Secondo te il momento giusto ad alzare le tasse, visto la situazione dell'economia reale americana e anche visto lo shock che abbiamo vissuto ormai tutti legato alla pandemia? Allora sì, anche perché uno dei temi caldi di Donald Trump per sfidare, per recuperare terreno nei confronti di Joe Biden è proprio il tema delle tasse. Secondo Donald Trump, Biden vuole distruggere i piccoli medi, la piccola media borghesia, insomma le classi medie, e con tasse molto alte. Insomma, nei recenti studi sembra che Biden, l'interesse di Biden e dei democratici sia più colpire quelli ad alto reddito. Insomma, c'è stati, insomma, recenti studi hanno dimostrato che le persone sotto i 400.000 dollari di reddito non dovrebbero avere ripercussioni, anche perché poi Donald Trump ha parlato tanto di taglio delle tasse, ma ancora un programma dettagliato sul taglio delle tasse da parte di Donald Trump non è ancora uscito. Quindi è chiaro, però insomma dobbiamo anche guardare un po' alla storia. I repubblicani sono sempre stati insomma caratterizzati da un taglio comunque del sistema fiscale, ricordiamo, però insomma Donald Trump ne ha già fatto, diciamo, uno, diciamo, già forte nel 2017, e quindi bisogna anche vedere poi quindi cosa permetterà l'economia americana, perché comunque anche l'economia americana è in fase di post-Covid, di gestione del Covid, quindi non sarà neanche facile, non si avrà comunque neanche tanto spazio per le politiche economiche. Ecco, ma secondo te un possibile aumento delle tasse potrebbe rallentare le assunzioni? Ma per quanto riguarda le assunzioni è un discorso, diciamo, anche molto lungo, perché coinvolge anche la banca centrale, la Federal Reserve. Lo sappiamo che c'è un atteggiamento cooperativo da parte di banca centrale e governo per portare, diciamo, un aumento dell'occupazione. Era uno dei grandi pregi, dei grandi simboli dell'amministrazione Trump, quello di aver portato la disoccupazione sotto il 4%. L'emergenza Covid ha fatto tornare il problema occupazione. La Federal Reserve si è impegnata a cambiare il proprio mandato, insomma, e parlo della Federal Reserve perché in questi giorni c'è il meeting della Federal Reserve. Domani avremo un comunicato e sapremo ancora maggiori informazioni. Però ecco, cambia l'obiettivo dell'inflazione e si preoccupa e focalizza tutto sulla piena occupazione.
Anche Trump, con un ribasso delle tasse, comunque vuole aiutare le imprese, aiutare il mondo, il settore industriale per far ritornare, diciamo, le assunzioni. Ecco, da un punto di vista politico-economico, Donald Trump può favorire di più le assunzioni nel mondo privato, Joe Biden potrebbe favorire di più le assunzioni nel mondo pubblico. Sì, infatti Biden, comunque i democratici sono sempre più focalizzati, ecco, sulle minoranze, in questo caso in particolar modo. Senz'altro possiamo assolutamente immaginare più volatilità sui mercati. Quali sono, ecco, i tuoi consigli, soprattutto sia nei confronti dei traders, ma anche agli investitori stessi? Te lo chiedo perché senz'altro tante persone suggeriscono che è già il momento del cosiddetto hedging, ovvero la protezione dei propri portafogli. Tu che cosa suggerisci in questo caso? Abbiamo sentito alcune possibilità come options, come treasuries, quando si tratta, ecco, dei mercati americani. Tu cosa suggerisci? Ma sì, il consiglio è sempre quello di diversificare il portafoglio, perché io non mi aspetto, ecco, delle importanti reazioni da parte degli indici americani, gli indici statunitensi, perché il grande pericolo per Wall Street era un'eventuale candidatura di Bernie Sanders o Elizabeth Warren. Però ecco, sia Donald Trump che Joe Biden, a mio avviso, comunque potranno favorire alcuni settori. Io vedo, ecco, insomma, con Donald Trump è chiaro che il settore industriale, il settore petrolifero potrebbero essere favoriti, mentre per quanto riguarda Joe Biden siamo più potranno beneficiare di più i comparti della tecnologia, delle energie rinnovabili e così via. Quindi questo, ecco, può portare, ecco, quindi a una variazione dei vari portafogli in merito a guardando, ecco, gli sviluppi dei sondaggi. Ma come detto, in questo momento il vantaggio è abbastanza significativo per Joe Biden, ma poi come sappiamo le elezioni che seguiremo da vicino dipenderanno poi dai voti insomma, dei cosiddetti swing states, e in questo momento sono questi swing states che nel 2016 aveva vinto Donald Trump, e ricordo, sono Florida, Ohio, Arizona, Pennsylvania, stesso North Carolina. In questo momento, ecco, danno leggermente in vantaggio Joe Biden. Però mancano quasi 50 giorni, quindi manca ancora del tempo, e come detto ci sono tre dibattiti televisivi dei due presidenti, e c'è anche un dibattito televisivo dei vicepresidenti, perché anche la storia di vicepresidenti è molto interessante. Ecco, senz'altro, però Filippo, vorrei ricordarti che la questione con i sondaggi è molto simile alla questione del 2016. Clinton effettivamente era in vantaggio nei sondaggi e non solo, ha ricevuto più voti rispetto a Trump. Però quello che volevo ribadire appunto per i nostri telespettatori è che non sono le persone alle urne che scelgono il presidente, ma il cosiddetto collegio elettorale. Quindi a questo punto non lo so quale sarebbe la tua risposta. Per quanto riguarda i sondaggi, possiamo, non lo so, considerarli irrilevanti o meno? No, i sondaggi sono comunque rilevanti perché, come detto, soprattutto negli stati chiave bisogna capire come sta andando il voto e qual è diciamo, il sentiment rispetto a un candidato o l'altro. Come infatti ricordava prima il vostro ospite, ci sono alcuni stati che oramai sono già dichiarati, come la California, è lo stato che poi dà anche più delegati. Quindi è vero che in questo momento, cioè, il voto è molto diverso a quello da noi percepito in Italia, come insomma, e quindi questo può portare anche a delle divergenze rispetto al totale dei voti, rispetto a, poi ai voti per un determinato candidato. Però a mio avviso comunque i sondaggi danno sempre comunque un punto di riferimento. È possibile, però non si esclude il fatto che Donald Trump possa recuperare, e come detto alcuni possono anche non dichiarare nelle proprie intenzioni di voto esattamente insomma, su cosa vogliono puntare. Possiamo aspettarci un miglioramento dei rapporti fra la Cina e gli Stati Uniti in caso di una, ecco, di una vittoria di Joe Biden?
Sì, a mio avviso sì, a mio avviso sì, perché Donald Trump ha sempre messo un po' la Cina come oppositore, più della Russia. La Cina è stata messa come opposizione alla propria leadership. E anche, insomma, Donald Trump ha sfruttato anche gli eventi di Hong Kong per fare, oltre a quelli già citati del virus che arriva dalla Cina. Però insomma ha cercato proprio di mettere tutto l'Occidente un po' contro la Cina in modo da isolarla. Al momento non ci è riuscito, ma anche perché Donald Trump aveva isolato gli Stati Uniti rispetto ad Europa e agli altri paesi continentali. Quindi mi aspetto invece che Joe Biden potrebbe veramente cambiare radicalmente la politica estera degli Stati Uniti e riavvicinarsi notevolmente con la Cina, siglando insomma un nuovo accordo. Commerciale, probabilmente. Ecco, questo è un po' anche quello che scontano i mercati. Mi aspetto anche, insomma, anche un dollaro che possa rafforzarsi di più con una vittoria di Biden rispetto a una vittoria di Donald Trump. Ecco, volevo parlare appunto di alcuni argomenti perché stavo appunto sottolineando il fatto che gli argomenti si stanno allargando sempre di più. Adesso tra gli argomenti tra Trump e Biden c'è anche il cosiddetto climate change, perché è una cosa che Trump proprio non riconosce come un problema, invece Biden sta, tra virgolette, basando quasi la propria campagna elettorale sul climate change, tanto che ieri Biden, durante un intervento a casa propria a Delaware, ha chiamato Trump climate arsonist, ovvero maniaco incendiario, ovvero lo ha incolpato praticamente per quanto riguarda gli incendi in California, che magari il nostro pubblico non conosce bene, però senz'altro un problema incredibile, un problema molto importante negli Stati Uniti che abbiamo visto quest'estate. Quanto importante secondo te come argomentazione il climate change? E poi veniamo anche ai titoli, perché vorrei parlare di un report dello Wall Street Journal molto importante. Ok, allora velocemente per quanto riguarda il climate change, ci sono terribili incendi in California, Oregon e Washington e Donald Trump ha detto che la colpa è tutta della gestione delle foreste, che le guardie forestali non sono state brave a pulire gli alberi caduti e le foglie cadute e questo ha portato agli incendi. È chiaro che questa non è una spiegazione sufficiente per spiegare la gravità degli incendi e che una cattiva gestione delle foreste può contribuire, però è evidente che anche il climate change ha portato sempre a uno surriscaldamento maggiore del nostro pianeta e questo ha portato anche a un proliferare degli incendi. E questo un po' negazionismo di Donald Trump nei confronti della scienza potrebbe essere un elemento a favore di Biden, che potrebbe sfruttare anche per il fatto che è lo stesso elemento che ha utilizzato inizialmente per la gestione del Covid-19. E questo insomma viene un po', viene molto criticato Donald Trump quindi su alcune questioni dove la scienza poteva aiutare, invece Donald Trump ha preferito insomma ascoltare altri esperti e non quelli diciamo più rinomati, insomma, sappiamo anche lo stesso rapporto fra Fauci e Donald Trump è stato sempre molto problematico. Allora, vorrei parlare con te, appunto, sentire la tua opinione per quanto riguarda uno dei report estremamente interessanti del Wall Street Journal che indicava un rialzo di Tesla in caso Biden venisse rieletto. Perché? Perché senz'altro punterà molto sugli investimenti green. Possiamo immaginare un scenario possibile perché Tesla comunque è un titolo molto molto amato dai nostri telespettatori. Sì, è molto amato anche dalla volatilità, Sì, quindi senz'altro. entrambi sono, diciamo, sì, allora è verissimo, Joe Biden potrebbe avvicinarsi molto alle politiche di Barack Obama e quindi avvicinarsi anche poi alle politiche che in questo momento stiamo vedendo in Europa con la Commissione europea, quindi insomma un nuovo New Green Deal con importanti investimenti su nuove tecnologie, su tutte le energie rinnovabili. Tesla sappiamo che è un titolo molto importante di questo comparto, diciamo, tecnologico, insomma, che punta tutto sulle nuove energie. E
e quindi è un titolo che, nonostante insomma, questa grande volatilità, a mio avviso ha spazio per salire ulteriormente. Aspettiamo, ecco, cioè adesso c'è un evento molto importante, quello del Battery Day, il 22 settembre, quindi insomma aspettiamoci ancora a tanta volatilità su questo titolo. Allora, intanto ti chiedo l'ultimissima domanda, se riesci ad illustrare, di farci capire quali sono i possibili scenari come reazione dei mercati in caso venisse eletto un nuovo presidente, il che vuol dire Biden insieme al ticket ovviamente Kamala Harris, e in caso venisse rieletto Donald Trump e Pence, Mike Pence. Che ormai la prestazione di Trump l'abbiamo vista, quindi non credo che cambierà tantissimo. Però spiegaci quali sono i scenari per i mercati in caso dei due candidati. Ma allora, per quanto riguarda una vittoria di Donald Trump, mi aspetto una reazione di Wall Street abbastanza debole, anche perché più che altro ci sarebbe una continuità con le misure precedenti, quindi non mi aspetto insomma, una grossa sorpresa per quanto riguarda Wall Street. Ecco, tutto dipenderà poi ecco, da come andranno i sondaggi, perché stiamo facendo delle previsioni quando mancano, come detto, ancora 50, quasi 50 giorni alle elezioni, quindi è anche complicato, perché se i sondaggi dovessero cambiare radicalmente, è chiaro che la reazione di Wall Street. Se poi dopo l'esito sarà diverso dai sondaggi, può essere diciamo, più forte o no. Però ecco, come scenario diciamo, generale, mi aspetto una reazione diciamo, limitata, un impatto limitato per una vittoria per quanto riguarda Donald Trump, perché come detto, come diceva anche prima il vostro ospite, cambierà poco rispetto alle politiche economiche affrontate in passato. E mi aspetto una leggera crescita del dollaro che comunque recupererà un po' le perdite evidenziate insomma, negli scorsi mesi. Una vittoria invece di Joe Biden porterà ecco, diciamo, un impatto maggiore sui mercati. Mi aspetto diciamo, un mercato lo stesso comunque positivo perché più che altro si sconterà molto il fatto che soprattutto per quanto riguarda i rapporti commerciali ci sarà un riavvicinamento con Cina e con Europa e questo comunque potrebbe favorire molto le imprese esportatrici americane. E poi mi aspetto comunque un dollaro nel corso dei mesi comunque con un recupero di forza con Joe Biden. Grazie, non lo so se consideri qualche punto che non abbiamo toccato, ma secondo te è importante per i nostri telespettatori, soprattutto ecco, gli operatori dei mercati? Ma per quanto riguarda gli operatori di mercati, quindi interessati alle elezioni americane, ecco, il consiglio è quello di seguire i sondaggi, ma fare particolare attenzione soprattutto sui sondaggi negli stati, come detto, chiave, perché guardare insomma, il sondaggio generale, di voto generale, conta poco, quindi guardare soprattutto i sondaggi come stanno andando in Florida, Ohio, Texas, Arizona, Pennsylvania, perché sono gli stati che determineranno poi la vittoria o di un presidente o dell'altro. Grazie mille a Filippo Diolovic, Market Analyst di IG, grazie mille per essere stato con noi e ovviamente delle tue analisi. Grazie Grazie a voi, buon lavoro. a tutti i nostri telespettatori per averci seguiti, ci rivedremo in diretta domani esattamente alle 9 in compagnia di Manuela Donghi. Buona serata a tutti.